Ragazzi, questa volta ci siamo davvero e in arrivo il primo vero DJI Mavic Mini Killer. Quante volte vi ho già ripetuto queste parole? DJI Mavic Mini Killer. Oh, DJI Killer, dipende dal periodo storico che abbiamo attraversato nel corso di questi anni. Beh, qualche volta sicuramente ve l'ho detto, a volte ironizzando sul drone di turno che scimmiottava un po' DJI, altre volte con la speranza che fosse davvero la volta buona. Ma come ben sapete, un vero DJI killer non c'è mai stato, se escludiamo lo Skydio 2, che alla fine è una tipologia di drone diversa da quello che DJI propone solitamente e inoltre non è disponibile qui in Europa da noi purtroppo. Il Parrot Anafi, che sì è un buon drone ma si ferma lì, e infine l'Autelivo 2, che è l'unico drone in grado di competere davvero con il DJI Mavic 2. E proprio parlando di Autel, ragazzi, è di poche ore fa questa foto e da qui nasce il video che state guardando. Infatti un rivenditore Autel, che dopo questa uscita penso non lo sarà ancora per molto, ha svelato in anticipo la prossima mossa di Autel. Ovviamente prendiamola sempre con le pinze perché potrebbe essere fake, ma ci sono molti rumors negli ultimi mesi su questo argomento, quindi non credo. Stiamo parlando dell'Autel Evo Mini. Si tratterà del primo drone arancione, credo, sotto i 250 grammi, che fronteggerà ad armi pari, o forse con qualcosina in più, il DJI Mini 2 e il DJI Mavic Mini. Dovrebbe arrivare o almeno essere presentato tra il 15 e la fine del mese di settembre, quindi mancano pochissimi giorni, e sarà disponibile in tre diverse versioni. La prima a 600 euro senza sensori anticollisione, la seconda a 700 euro con sensori anticollisione e la terza a oltre 1000 euro, se non sbaglio 1200 euro, con camera termica. Vi ricorda qualcosa? Beh sì, ricorda un po' l'Absan Zilon Mini Pro, anche lui disponibile in diverse versioni, base, pro, con camera termica, eccetera eccetera. Non ci sono stato nemmeno dietro io con la testa, talmente erano tante le versioni, ma questa volta parliamo di Autel, un marchio premium molto importante che potrebbe dire davvero la sua con l'Autel Evo Mini, sempre che esista, ma io sono molto fiducioso. Per quanto mi riguarda, penso che acquisterò la versione con sensori anticollisione per testarla appieno. Non acquisterò invece la versione termica perché per un uso ricreativo la trovo completamente inutile e purtroppo non sappiamo molto altro. Ci toccherà aspettare ancora qualche giorno e sperare che questa notizia, questo rumors di un rivenditore Autel sia vera, perché se davvero lo fosse, DJI dovrebbe iniziare davvero a tremare o almeno schiacciare il pedale dell'acceleratore per quanto riguarda il prossimo DJI Mini 3, anche lui in dirittura di arrivo nei prossimi mesi. Da dove sarà possibile acquistare l'Autel Evo Mini? Beh, al momento ovviamente non lo sappiamo, sicuramente da rivenditori ufficiali Autel e spero anche su Amazon, in quanto Amazon è, a partire dall'Autel Evo 2, un rivenditore ufficiale proprio di Autel. Io vi segnalerò la disponibilità di questo nuovo drone e le sue prime offerte come sempre nel mio canale Telegram ufficiale Tech Best Deals, in cui vi invito ad entrare, c'è il link qui sotto in descrizione video per non perdervi sia le offerte a lui dedicate sia ulteriori novità e notizie. Ora però, amici, voglio sapere voi cosa ne pensate di questo ipotetico Autel Evo Mini. Lo trovate un drone sulla carta interessante oppure no? Cosa vi aspettate di ritrovarvi in mano tra qualche giorno? Mi raccomando, niente commenti sconci. Bene amici, vi aspetto qui sotto nei commenti e se questo video vi è piaciuto almeno un pochino così, beh, potete supportarmi come sempre con un like, un commento, una condivisione, iscrivendovi a questo canale e attivando la campanellina per non perdere le notifiche dei miei nuovi prossimi video. E io ora vi saluto e vi do appuntamento al mio prossimo video, sempre che vogliate, sempre qui su Addicted to Tech. Alla prossima, ciao ragazzi!